che vengono coordinati con l'attività di ricerca svolta dal Dipartimento stesso. Per questo è ancora più importante che in passato che venga presentato il Dipartimento. Il Dipartimento è il riferimento principale per ogni vostra esigenza e ha al suo interno sia un ufficio studenti didattica che si occupa appunto di assolvere i compiti di organizzazione dei vostri corsi d'area, sia un ufficio amministrazione che si occupa di tutta l'attività organizzativa del Dipartimento, e sia un insieme, un settore ricerca che è di supporto invece all'attività di ricerca del Dipartimento. Questo spiega perché è importante che prima ancora di iscrivervi a uno dei nostri o dei corsi di laurea di qualunque Ateneo o anche del nostro Ateneo, dobbiate sapere chi c'è dietro all'organizzazione dei vostri corsi di laurea. Dobbiate conoscere le caratteristiche del dipartimento che li promuove. Io credo che noi ora, io direi che è il momento di partire con la presentazione formale, siamo già numerosi. Io vi invito, prima di cominciare la mia presentazione, a tenere, tra un attimo vi presento i colleghi che poi presenteranno i corsi di laurea, però vi invito a tenere, naturalmente, come state tutti facendo, i microfoni spenti, di attivarli quando avete bisogno di fare qualche domanda o di interrompermi o di interrompere i colleghi per chiedere qualunque chiarimento di cui abbiate bisogno. Questo è quanto, non mi sembra che ci sia nient'altro che devo dirvi per partire. Vi presento innanzitutto i colleghi che mi daranno una mano nel presentare la nostra offerta didattica. Vedete nella chat, o se avete lo schermo con l'estensione grid, vedete tutti i partecipanti, vedete il delegato alla didattica del Dipartimento, che è Simonetta Grilli. E poi, insieme a lei, ci sono due colleghi che presenteranno il corso di laurea triennale Scienza della Comunicazione, Giovanni Gozzini e Tiziano Bonini. E ci sono poi due colleghi, Andrea Bilotti e Andrea Valsania, che invece presenteranno il corso di laurea triennale in Scienza del Servizio Sociale. Abbiamo deciso di aspettare la fine della mia presentazione relativa al Dipartimento per decidere se procedere in parallelo o procedere in sincrono per entrambi i corsi di laurea. Vediamo un attimo, dipende anche dalla numerosità dei partecipanti, però possiamo tranquillamente essere liberi di aprire un'altra stanza e distribuire i partecipanti secondo il loro interesse. Voi potete naturalmente partecipare a entrambe le presentazioni. Detto questo, Simonetta, volevi aggiungere qualcosa come delegato alla didattica del Dipartimento? Ho già spiegato prima che tu arrivassi che il Dipartimento è l'unità organizzativa centrale di tutte le attività universitarie, sia dal punto di vista della didattica, della ricerca e della terza missione. Prego, Simonetta. Devi accendere il microfono se non hai qualche problema, se no continuiamo. Ecco. No, io non ho niente, non voglio farvi perdere tempo. Ringrazio, saluto tutti quelli che si sono collegati. Spero che saranno i nostri prossimi studenti, studentesse. Quindi benvenute. Però lascio a te la parola perché mi pare che il tempo non è tanto e forse hanno più che altro bisogno di sapere, di avere dettagli circa l'organizzazione del Dipartimento. Poi magari se mi viene in mente qualcosa, aggiungo in seguito. Va bene, grazie, grazie Simonetta. Allora, io ora presenterò, diciamo, vi ho preparato delle slide molto semplici, molto intuitive, che vi permetteranno di avere un'idea generale della nostra attività. Questo è il nuovo sito Orientarsi. Il nostro Ateneo ha quest'anno rinnovato il modo di comunicare la propria offerta didattica attraverso un sito che probabilmente avete già visto e su cui sono stati pubblicizzati anche questi incontri che sono avvenuti ieri, oggi e domani, in cui potrete avere un'idea di tutta l'offerta didattica dell'Ateneo. Il sito di Orientarsi è un sito ricco di informazioni, sia di informazioni nei contenuti dei corsi, sia di informazioni di carattere amministrativo,
relativamente all'orientamento, al tutorato, al placement. Io devo dire la verità, per la mia esperienza sono direttore da 3 anni e ho sempre considerato un aspetto importante della nostra attività, la presenza dei tutor. I tutor sono studenti come voi, che sono in corso e che sono, diciamo, selezionati attraverso una semplice procedura pubblica per aiutarvi ad entrare in Ateneo e a sostenervi nelle vostre esigenze immediate di inserimento nell'attività accademica. Dal punto di vista proprio pratico, voi li troverete nelle aule e nei presidi della nostra università con una cadenza settimanale predeterminata. E potrete sempre rivolgervi a loro per ogni esigenza di carattere pratico e anche accademico. Questa è la premessa necessaria per capire che l'università è una struttura aperta, è una struttura che vi ospita, cerca di darvi una formazione, una preparazione che vi formi prima di tutto e che vi prepari all'entrata sul mercato del lavoro, che è uno slogan facile da dire, ma che è tutt'altro che facile da realizzare. La nostra attività è sempre un'attività che deve essere attenta a quello che succede fuori dall'accademia, deve essere sensibile anche ai mutamenti che stiamo sperimentando ogni giorno. Covid, quello che stiamo vivendo adesso, è solo uno dei grandi mutamenti che abbiamo vissuto in questi anni. Per noi passare alla didattica non in presenza, in telepresenza, negli ultimi 2 mesi è stata una scelta obbligata, ma è stata una scelta che abbiamo fatto immediatamente senza indugio, perché il nostro obiettivo principale era quello di permettere, di continuare a permettere agli studenti di seguire il loro percorso senza ritardi e senza problemi. È stato difficile perché capite che una struttura di 2.000 persone, noi siamo 2.000 tra docenti e non docenti. L'Università di Siena è composto da circa 800 docenti e 1.200 non docenti. È una struttura che non si muove con agilità, ma che ha dimostrato anche in questa circostanza di muoversi con estrema elasticità. Nel senso, siamo riusciti a organizzare in poche settimane tesi in presenza, lezioni in presenza, esami in presenza. E questa è stata una sfida che io sono in grado di dire abbiamo vinto. Voi forse come studenti che ancora non siete all'università e che siete quindi nella scuola secondaria superiore, avete affrontato la stessa sfida. Devo dire la verità, ho una percezione anche diretta, mio figlio è uno studente che sta affrontando l'esame di maturità. E ho seguito, oltre alle cose che sto facendo in Ateneo, la sua attività attraverso il suo istituto superiore. E devo dire che lo sforzo anche per le scuole superiori è stato importante. Devo dire la verità che spesso gli istituti superiori hanno scontato una certa carenza di strutture, che a volte ha reso difficile lo svolgimento regolare delle attività didattiche. Però nel complesso la mia impressione è che anche quella sfida sia stato vinto dal nostro sistema di istruzione superiore. Questa premessa è necessaria. È necessaria per due motivi. Primo, perché un ateneo, un'università, un dipartimento, non è una entità chiusa. Non è un'entità che può chiudersi rispetto a quello che ha di intorno, ma è assolutamente integrata con la società e con il paese di cui fa parte. Noi, per esempio, oltre a fare didattica e ricerca, crediamo che i frutti della ricerca e della didattica debbano, entrare a far parte del patrimonio comune, anche di chi all'università non viene. C'è anche un termine che è usato con sempre maggiore enfasi negli ultimi anni da tutte le università d'Italia, che è terza missione, e che ha assunto un ruolo sempre più importante negli ultimi anni. La terza missione è quella, sembrerebbe la terza in ordine,
ma in realtà è quella che l'università adesso non può più esimersi dal perseguire, portare al di fuori dell'ambito accademico tutto ciò che nell'ambito accademico accade. Questo vuol dire, per esempio, aumentare le occasioni di lezioni esterne, come il nostro Ateneo ha fatto in maniera assolutamente continua durante il periodo Covid. Abbiamo una serie di seminari che forse qualcuno di voi ha anche seguito, visto che erano pubblici, e che permettevano di vedere lezioni di colleghi che riguardavano ambiti diversi. Per questo motivo diciamo che questa fase è una fase in cui l'università si è ancora di più aperta rispetto al passato, rispetto alla società, rispetto alle esigenze di tutta la società e anche delle scuole. Noi avevamo già programmato come dipartimento un open day in presenza, che insieme al delegato all'orientamento, scusate questa parola delegato, ma è il nostro modo di indicare chi mi dà una mano nelle varie funzioni. Simonetta Grilli mi dà la mano nelle funzioni della didattica, Andrea Valsanema mi dà una mano sulle funzioni dell'orientamento e del tutorato, ed è un modo anche per svolgere tanti ruoli che altrimenti non sarei in grado di svolgere. Allora, vi dicevo che avevamo già pensato di organizzare l'orientamento attraverso un'attività che partisse dalle scuole e che permettesse di coordinare la vostra partecipazione al nostro Open Day con una struttura in cui cercavamo di spiegarvi meglio quello che offrivamo e offriamo dal punto di vista didattico. Questo non è stato possibile. Abbiamo ugualmente organizzato questo incontro, che spero vi darà un'idea abbastanza chiara di quello che siamo in grado di offrire e che svolgerà ugualmente il ruolo che l'orientamento, l'Open Day. Allora io vado avanti e vi racconto adesso molto brevemente, nel tempo che mi rimane, io parlerò altri 10 minuti, non di più, di che cosa è il nostro dipartimento. Come vi dicevo, il dipartimento è l'unità organizzativa centrale di ogni Ateneo. La struttura dell'Ateneo è una struttura importante. Io sono un economista e stranamente dirigo un dipartimento che è un dipartimento interdisciplinare, scienze sociali, politiche e cognitive, e credo nel fatto che uno degli aspetti più importanti del nostro dipartimento sia la presenza di studiosi, docenti, ricercatori di aree diverse fra loro. Noi abbiamo, come vedete, due loghi. Il primo logo che vedete a sinistra è il DISPOC, è il logo di Ateneo, e il logo che vedete a destra è il logo che abbiamo creato quando siamo diventati Dipartimento di Eccellenza, che non è una etichetta senza contenuto. Il DISPOC è un Dipartimento di Eccellenza perché nel 2017 il Ministero dell'Università ha bandito una competizione fra tutti i dipartimenti degli Atenei italiani, che sono 860 dipartimenti in Italia, per premiare un numero ristretto di dipartimenti, alla fine sono stati 180 dipartimenti, con un finanziamento che è stato definito il finanziamento del programma di eccellenza. Il DISPOC è stato uno dei quattro dipartimenti sui 15 esistenti che ha ottenuto questo finanziamento all'Università di Siena. Gli altri sono il Dipartimento di Filologia e di Lettere Antiche, il Dipartimento di Biotecnologie e il Dipartimento di Biochimica. Perché ha ottenuto il DISPOC questo riconoscimento? Perché ha fatto ricerca di alto profilo, ricerca che attraverso una competizione che si chiama anch'essa una competizione che si chiama VQR, che è stata istituita dal Ministero a livello nazionale, i prodotti di ricerca del DISPOC sono risultati tra quelli che avevano un ranking più alto tra i dipartimenti di tutta Italia. E questo ci ha permesso di ottenere questo finanziamento, che sostanzialmente ha voluto dire due cose: avere dei colleghi migliori attraverso un processo di reclutamento anch'esso competitivo, e avere un investimento in infrastrutture e in didattica che ci consentisse di migliorare ulteriormente rispetto a ciò che avevamo prima di questo finanziamento. Diciamo, dal 2017 a oggi il DISPOC è cresciuto in numerosità, in qualità
in attrezzature, in infrastrutture e in didattica. E naturalmente, e ora cerco di spiegarmelo molto velocemente, quanto è importante per noi avere i laboratori, avere nuovi colleghi giovani che si sono formati recentemente e che sono tra i migliori nel loro campo, e quanto questo naturalmente vada a vantaggio di tutti i nostri studenti. Questo è un po' quello che tutta l'Università di Siena sta cercando di fare, tutti gli Atenei d'Italia stanno cercando di fare. Diciamo che l'Università di Siena si è sempre distinta per essere tra gli Atenei, non di grande dimensione, non tra gli Atenei, diciamo, che comprendono tutte le discipline, ma è un medio Ateneo e quindi ha una dimensione più ristretta, sia dal punto di vista dell'organizzazione, sia dal punto di vista dell'offerta, rispetto ai grandi Atenei delle grandi città, Roma, Milano, Bologna, Firenze, e questo ci ha permesso anche di probabilmente aumentare la specializzazione dell'offerta. L'Università di Siena non troverete tutto quello che l'università può offrire, troverete un'offerta qualificata e indirizzata a ciò che è più importante secondo i docenti, secondo l'impostazione che l'università ha. Qual era il progetto sul quale il nostro dipartimento è stato cresciuto? Era quello di una sfida. La sfida era quella di unire tutti gli studiosi di scienze sociali, politiche e cognitive dell'Università di Siena che erano interessati al lavoro multidisciplinare. Questa sfida è stata lanciata nel 2013, quando è nata l'attuale struttura, quella che ancora troverete ormai consolidata dopo 7 anni. In tutte le università italiane. È una struttura in cui il dipartimento, come vi ho detto all'inizio, è l'unità centrale, sia della didattica, della ricerca che della terza missione. E noi abbiamo scelto di intraprendere, accettare una sfida che non era facile, la sfida di non costruire un dipartimento su una unica specializzazione, un dipartimento tutto di biologi, un dipartimento tutto di economisti, un dipartimento tutto di giuristi. Ma abbiamo cercato di interpretare nel modo migliore possibile l'idea che la conoscenza non è segmentata. E la nostra offerta didattica è ispirata a quest'idea, cioè per noi scienza della comunicazione non è una disciplina che è chiusa in un ambito specialistico, ma è il frutto di una commistione di varie scienze, discipline e di varie sfide anche cognitive di ricerca. E questo vale anche per scienza del servizio sociale, che naturalmente, oltre a dover confrontarsi con la struttura che noi giuridica, amministrativa del nostro Stato, è soprattutto incentrata sulla conoscenza dell'essere umano, su come l'essere umano vive nella società e su come l'essere umano può essere aiutato a vivere meglio nella società. Sono due piccole sfide tra tutte quelle che abbiamo intrapreso. Vi presento veramente velocemente i numeri. Adesso siamo 46 docenti di ruolo che appartengono a 6 aree CUN e poi abbiamo 36 tra assegnisti, borsisti e tecnici di ricerca che aiutano la nostra attività. Gli studenti iscritti in tutti i nostri corsi, primo e secondo ciclo, laurea triennale, laurea magistrale, master e dottorato di ricerca, sono 1.200 solo per il nostro dipartimento. E soprattutto ci teniamo a dirlo perché non siamo un dipartimento di scienze hard, come si dice, no? Delle scienze che fanno sperimentazione di laboratorio come loro normale attività. Noi abbiamo 15 laboratori di ricerca, e che è una, diciamo, una nostra caratteristica che ci differenzia da tutti gli altri. Di solito voi trovate 15 laboratori di ricerca nei dipartimenti di ingegneria, di biotecnologie, di medicina. È difficile trovarli in un dipartimento che è di scienze sociali, politiche e cognitive. Fatemi dire che queste anime sono tutte presenti. L'anima sociale, io sono un economista, l'anima politica, abbiamo un gruppo di scienziati politici, sociologi della politica e di comunicatori della politica molto, molto competitivo, importante dal punto di vista dei prodotti della ricerca, ma anche dal punto di vista cognitivo. Una delle cose che mi preme sottolineare, perché è un po' il motivo che cui personalmente, al di là di essere direttore, sono parte di questo dipartimento,
che credo sia indispensabile per qualunque corso di laurea, per qualunque attività di ricerca che si concentra sull'uomo, sull'attività dell'uomo, avere una conoscenza e quindi una frequentazione delle scienze cognitive, che sono un po', diciamo, forse la disciplina fra tutte quelle che fanno parte del nostro dipartimento, che più si è evoluta, che è cambiata, che si è modificata negli ultimi anni. Quello che vi dicevo era il nostro progetto di eccellenza, è questo sostanzialmente. Noi intendiamo, alla fine del progetto di eccellenza dura 6 anni, intendiamo creare un centro di eccellenza europeo per la ricerca interdisciplinare. È una sfida importante, come capite, e probabilmente per voi che state per lasciare gli istituti superiori, ragioneria, istituto tecnico, istituto professionale, licei e via dicendo. È soprattutto l'idea che voi continuerete a frequentare corsi che vi daranno una formazione ampia, non specialistica, non mnemonica, una formazione in cui dovrete continuamente confrontarvi con ciò che avviene al di fuori dell'università, in cui l'attenzione all'essere umano, a come l'uomo si muove nella società, nei media, nella comunicazione, è assolutamente fondamentale nella nostra attività. Per far questo c'è bisogno di creare un dipartimento come il nostro, che ha molte competenze. Vado velocemente sugli obiettivi del dipartimento, che sono, come vi ho detto, di creare un ambito di ricerca interdisciplinare e lo fa attraverso dei punti fondamentali che persegue dal punto di vista della ricerca, di creare infrastrutture tecnologiche di laboratorio e di formare la ricerca e la didattica interdisciplinare. Relativamente al primo obiettivo, questi sono le tre palestre, le abbiamo chiamate, su cui stiamo lavorando all'interno del progetto di eccellenza. Il primo è il populismo, che è un'etichetta su cui naturalmente potete mettere molte delle cose che avvengono sulla rete. Il populismo è naturalmente, può essere inteso come una degenerazione della comunicazione, specialmente sulla rete, e si articola in vari modi, ma per noi è un oggetto di ricerca ampio che riguarda le scienze sociali, politiche e cognitive. Abbiamo una particolare attenzione ai problemi della linguistica, al multilinguismo, la comunicazione come lingua è parte delle nostre attività di didattica e di ricerche, e poi ci occupiamo in generale dell'evoluzione dei sistemi sociali. E forse uno degli aspetti più discussi negli ultimi anni relativamente all'evoluzione delle scienze sociali è proprio quello della precarizzazione dei ruoli, che ha un'accezione negativa per come ve la sto dicendo, ma che per certi aspetti può anche avere un'accezione positiva. Avere precarizzazione è un problema, può diventare un problema sociale, ma può diventare anche un'opportunità per creare figure professionali più flessibili, che rispondono meglio alle esigenze di un mercato, scusate, di un mondo e di una società in grande e veloce evoluzione. Fatemi accennare ai laboratori, e sto quasi per finire, non mi prolungherò molto perché per voi è molto più interessante naturalmente sapere i contenuti dei nostri corsi di laurea. Fatemi ricordare che troverete nel Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche Cognitive un insieme di laboratori che è raccolto comunque in una unica unità che cerca di promuovere le collaborazioni fra i vari laboratori. Si chiama Co-Working Lab e questi sono i 15 laboratori che noi abbiamo al nostro interno. Come vedete, sono laboratori di discipline completamente diverse. Si va dalla robotica alla psicologia, all'antropologia, alla scienza politica, all'economia sperimentale. E attraverso questa attività di laboratorio, che, come vedrete, se sarete nostri studenti, molto fertile e molto attiva, voi troverete molta ricerca. La ricerca dei laboratori naturalmente ha come principale risultato le pubblicazioni. La nostra carriera dipende dalle pubblicazioni che facciamo. Diciamo che la conoscenza universitaria si qualifica attraverso la parola scritta, attraverso le pubblicazioni, online o su carta stampata.
Ma se non c'è la ricerca su pubblicazioni, non può esserci neanche una didattica di alto profilo. Questo è quello che caratterizza l'università. Ognuno dei vostri docenti è tenuto e è obbligato, naturalmente per noi è un'attività bella che amiamo, a fare ricerca, ed è anche naturalmente automatico che una persona che fa ricerca faccia una dinamica, una didattica che muta continuamente in linea con la sua ricerca, ed è quello che troverete venendo da noi. Come usiamo tutto quello che facciamo nella formazione, quindi nella didattica? Troverete corsi che cercano di integrare competenze interdisciplinari. Abbiamo anche istituito dei bandi per incentivare la ricerca interdisciplinare. Come sapete, la ricerca interdisciplinare è più difficile da fare perché deve mettere insieme linguaggi diversi fra loro e l'abbiamo fatto attraverso un bando all'interno del progetto d'eccellenza. Usiamo molto gli esperimenti come metodo scientifico per eccellenza, che per noi è altrettanto importante di quanto non lo sia per un dipartimento di medicina o di ingegneria. Per noi le nostre teorie devono passare attraverso una verifica che è sperimentale, che riguarda gli esperimenti fatti sul campo, fatti in laboratorio, fatti attraverso tutti i metodi scientificamente riconosciuti. E poi naturalmente abbiamo anche avviato una innovazione tecnologica nella didattica. Per esempio, abbiamo un laboratorio di realtà virtuale su cui facciamo formazione, training anche di attività professionali, non solo di attività didattiche. Ed è un altro degli esempi, insieme a un laboratorio di fabbricazione digitale della nostra naturalmente caratteristica di interdisciplinare. Chiudo con un breve accenno a ciò che troverete nel nostro dipartimento. Troverete programmi di visiting professorship e assegni di ricerca. Troverete una serie di occasioni per conoscere persone di rilievo nazionale e internazionale nel mondo della ricerca e delle professioni. I nostri corsi hanno spesso invited in docenti che vengono invitati dall'esterno per fare lezioni ad hoc. E poi naturalmente abbiamo un'attività di autoformazione che rende il nostro corpo didattico, il nostro corpo docente, scusate, sempre in continua formazione, in un processo di continua formazione. Allora io avrei finito, spero di avervi dato l'idea di che cosa è il nostro dipartimento. È un dipartimento un po' diverso dalla media, è un dipartimento di cui siamo tutti orgogliosi noi docenti e spero che lo siate anche voi se ci conoscerete in futuro. Adesso, naturalmente, noi abbiamo questa è la nostra offerta didattica, quella che vedete in questa slide. Abbiamo già fatto l'open day per la laurea magistrale. Naturalmente potrete avere informazioni durante il resto dell'open day, del Digital Open Day, anche sulle lauree magistrali, parlando con chi illustrerà le lauree triennali. Adesso il nostro incontro continua illustrandovi la laurea triennale scienza della comunicazione e la laurea triennale scienza del servizio sociale. Ora dobbiamo decidere, e su questo interrompo la condivisione, dobbiamo decidere se continuare attraverso un solo Meet o se dividere il Meet nelle due sezioni, scienza della comunicazione e scienza del servizio sociale. Vorrei innanzitutto sapere, prima che prendiamo questa decisione con Andrea, vorrei innanzitutto sapere se ci sono domande da parte di qualcuno di voi. È il momento, io poi seguirò naturalmente entrambe o l'unica Google Meet che si formerà, però se avete bisogno di altri chiarimenti. Ah, una cosa che mi è già stata chiesta, questo forse anticipo una vostra domanda. Una cosa che mi è già stata chiesta quando abbiamo fatto la presentazione dei corsi di laurea magistrale è stata questa: che cosa succederà alla didattica a settembre? Allora, su questo noi naturalmente abbiamo modificato la nostra offerta negli scorsi mesi, ancora adesso stiamo facendo esami, tesi di laurea e lezioni in telepresenza, senza presenza dal vivo degli studenti e dei docenti. L'impostazione, la scelta prima del Ministero e poi dell'Ateneo, ad oggi è quella che a settembre iniziano le lezioni in presenza. Con tutte le cautele del caso, perché quando abbiamo a che fare con un'epidemia non si può prevedere con assoluta sicurezza ciò che avverrà nei prossimi mesi, però
però siamo fiduciosi che continuando il processo che è già stato avviato nelle scorse 2 settimane, sia possibile a settembre tornare in presenza. Per questo ci stiamo già organizzando. E come ci stiamo organizzando? Ci stiamo organizzando in due modi. Uno, strutturando le lezioni in maniera più flessibile, in modo da rispettare, per esempio, le distanze di sicurezza in aula per i corsi che hanno un numero di studenti frequentanti molto ampio, e quindi dividerli, e permettere quindi eventualmente alle classi più numerose di distribuirsi tra più aule e tra più orari. E questo richiede un adattamento organizzativo importante. L'altro è che il Ministero e l'Ateneo hanno programmato di riprendere l'attività a settembre in aula con i docenti e gli studenti in aula, ma lasciando la possibilità a chi eventualmente non potesse muoversi o avesse difficoltà di vario tipo, di salute o proprio di carattere anche pratico, organizzativo, di seguire le lezioni anche in distanza. Ora, questa non è una grande novità per noi. Noi abbiamo sempre avuto una particolare attenzione alla teledidattica. Noi abbiamo una sede decentrata a Grosseto che ha seguito, per esempio, molti dei corsi dello scorso anno in teledidattica, e quindi questa è un'offerta che non è nuova per noi. Però tengo a dire che il nostro obiettivo è di tornare in aula e di tornare in aula come attività principale dell'Ateneo. Credo che sarà possibile se le cose non mutano improvvisamente nelle prossime settimane, e credo quindi che questa è la previsione ad oggi più ragionevole da fare. Questo è quello che vi volevo dire. Andrea, come vogliamo procedere se non ci sono domande da parte degli studenti? Buongiorno. Prego, Ilaria. Mi vedete? Sì? Sì, la vediamo. Buongiorno, io avevo una domanda in merito alle lauree magistrali, in quanto sono iscritta all'Università di Bergamo attualmente e mi dovrò laureare a breve. Come avete già detto, le avete presentate la settimana scorsa, ma io temo di avermela perse, quindi c'è una registrazione oppure. Senta Ilaria, dunque la registrazione c'è in parte di alcune, poi lei mi scrive a me e io le mando tutte le registrazioni. Però la invito, se lei è interessata a un corso di laurea magistrale in particolare, di seguire la presentazione successiva dei corsi di laurea e di fare domande ai docenti che la presenteranno. Tutti sono in grado di risponderle. D'accordo, grazie mille. Per cui assolutamente resti con noi e ci segua. Grazie. Ci sono altre domande? Altrimenti forse potremmo fare le due stanze parallele in modo tale da velocizzare le presentazioni, a meno che non ci siano studenti che vogliono seguire entrambe le presentazioni. Magari ecco, se ci sono e se sono in numero maggioritario, restiamo in consecutiva. Non lo so, Alessandro, credo che Allora, sia sì, la no, scelta migliore. direi se qualcuno Sentiamo ha loro. proprio l'esigenza di seguirle entrambe, forse possiamo continuare co così. Quindi vi chiedo magari se qualcuno è particolarmente interessato a sentirle entrambe, può Anche via prendere la chat, parola. esprimersi anche via chat. Esatto, anche via chat volendo. Benissimo, allora nessuno Allora direi di fare la stanza Allora direi di parallela. fare così. Funziona, procediamo in questo modo, Andrea. Adesso metti in chat Sì, il esatto. link a Google Meet per Scienza del Servizio Sociale. Continuiamo su questa. Esatto. Allora, Giada, facciamo così. Lei può naturalmente anche aprire entrambe. È una possibilità. È un po' più complicato, ma è in grado di farlo. Oppure può seguire noi stiamo registrando Registriamo, sì. entrambe. Stiamo registrando entrambe questa e l'altra, vero Andrea? Poi Sì, registriamo registrerà anche entrambe e le l'altra, mettiamo quindi su, può sì. seguirne una e seguire l'altra in registrazione. Scelga pure quella che. Noi allora procediamo così, non state più a scrivere in chat, facciamo in questa stanza in cui siete adesso, rimangono quelli che sono interessati a seguire la presentazione di Scienza della Comunicazione. Nell'altra stanza che adesso Ecco, verrà la metto sulla subito. chat Eccola. indicata, allora chi deve seguire Scienza del Servizio Sociale deve entrare in quest'altro Meet, quindi copiare o cliccare su quell'indicazione e spostarsi nell'altra stanza virtuale.
Ok, allora Andrea, io e Andrea possono Grazie. spostarsi nell'altra stanza e a più tardi. Ok, allora un attimo aspettiamo un secondo, io apro, scusate, anche l'altra stanza per seguirla e poi vengo da voi. Ok, benissimo. Allora sono anch'io da voi, ora naturalmente mi sposto tra i due. Allora, fatemi chiudere il coso di qua, perfetto. Allora, prego. Allora, a questo punto, per chi è rimasto, noi abbiamo naturalmente la registrazione che sta proseguendo, quindi voi potrete comunque rivedere la nostra presentazione e seguirla o diffonderla a chi volete. Allora, io a questo... Vedere la presentazione. Allora, fatemi chiudere di qua, scusate. Non si vede, Andrea. Ok, bene. Allora, benissimo. Allora, io darei la parola a Giovanni Gozzini e Tiziano Bonini. Giovanni Gozzini è un nostro docente ed è presidente del Comitato per la Didattica in Scienza della Comunicazione. Tiziano Bonini è membro del Comitato della Didattica in Scienza della Comunicazione e ha loro il compito di illustrarvi il corso di laurea. Bene, grazie Ale. Io insegno storia contemporanea al primo anno, è uno degli insegnamenti obbligatori, quindi se tutto va bene ci vediamo il 1º ottobre in classe. Dall'anno scorso abbiamo deciso di cambiare di nome, si chiama Storia della Globalizzazione, ci sembrava più appropriato, anche un pochino più attualizzante. Naturalmente la globalizzazione comprende tutto, ahimè, anche i virus, ma per fortuna non solo quelli, i movimenti di merci, di capitali, di persone, ci sembrava un modo un pochino più dinamico e un pochino più mischiato, mobile, di concepire l'età contemporanea. Dal sito avete visto un pochino, credo, a cosa serve questo corso di laurea in Scienze della Comunicazione. Dal nostro corso di laurea escano giornalisti, quando dico giornalisti dico anche chi negli enti locali, nei comuni, nelle province, nelle regioni è incaricato di fare comunicazione al pubblico, a tutti i cittadini, dico anche chi cura il proprio sito web. Da diversi anni pensiamo al giornalista contemporaneo non più come a un lavoratore dipendente, magari diventa anche quello, però i numeri sono sempre più tristi, più piccoli da questo punto di vista. Pensiamo a un libero professionista dell'informazione e della comunicazione, cioè qualcuno che realizza da sé i suoi prodotti, che li mette sulla rete e che quindi è nello stesso tempo un creatore di contenuti, ma anche un diffusore di questi contenuti. Escono pubblicitari, escono esperti di marketing. Escono anche chi fa contenuti di app per i telefonini, per i social media. In sostanza, insegniamo a scrivere. Sembrerebbe strano, no? Dice, l'ho imparata all'elementare questa cosa. Scrivere oggi vuol dire, come abbiamo già fatto adesso con Alessandro che ha introdotto il dipartimento, mettere insieme testo, immagini, qualche volta anche sonoro, ai miei corsi si sente anche abbastanza musica. Questa è una delle forme che la comunicazione ha assunto nel nostro tempo. Saperle padroneggiare tutti non è così semplice come quando si insegnava in prima elementare a fare le aste e poi a scrivere con la penna. Significa anche capire chi si ha di fronte. Non si scrive per un pubblico generico, questo oramai è sbagliato. Abbiamo sempre un target, parola che sentirete ricorrere nei vostri corsi di pubblicità, di marketing. Si scrive cioè per un ascoltatore ben definito. Se è giovane, se è vecchio, bisogna sapere molte cose di lui, perché la nostra comunicazione solo pochissime volte può essere generica. Poi i politici fanno così, ma insomma è una comunicazione che poi presenta anche molte magagne, come sappiamo dalla nostra vita quotidiana. Saper scrivere, saper leggere.
Non tutto quello che circola sulla rete è oro colato, lo sapete anche voi meglio di me. Saper leggere significa esercitare capacità critica, capire chi sono le fonti che ci stanno raggiungendo con il loro flusso comunicativo, insomma saper svelare molte fake news, cioè le bufale insomma che ricorrono sulla rete. Quindi sono cose che apparentemente sembrano semplici e invece poi in realtà sono un pochino più complicate. Allora, come facevamo noi a presentarvi tutto questo in un modo non noioso? Abbiamo pensato di intervistare, io che ho i capelli bianchi, uno che i capelli bianchi non ce l'ha ancora per diverso tempo, che si chiama Tiziano Bonini e che è stato prima uno di voi, è stato studente in questo corso di laurea e adesso ci insegna. Sicché ti chiedo, Tiziano, intanto che cosa insegni? Buongiorno a tutti. Sì, io insegno un corso che è stato anche qui come il corso del professor Gozzini rivisto, perché noi negli ultimi 2 anni abbiamo ripensato e riformulato molto l'offerta del corso di laurea. Insegno un corso che prima si chiamava Teorie e tecniche delle comunicazioni di massa, che era un titolo rimasto, originale, nel senso è rimasto, non è stato toccato per molti anni e rappresentava uno dei tipici esami che si davano a scienze della comunicazione già negli anni 90, quando eravamo alla fine del secolo e ancora si parlava di comunicazione di massa. Oggi che gli strumenti di comunicazione di massa, forse accanto alla televisione e alla radio, probabilmente c'è da aggiungere Facebook, Twitter e Instagram, questo corso è stato rivisto e oggi insegno un corso che si chiama Mass Media, Cultura Digitale e Società, con questa idea, questa promessa che in questo corso, no, si studino non soltanto gli effetti e le conseguenze sulla società, il rapporto più che altro di mutual shaping, di mutuo modellamento tra la società e i media, non soltanto appunto i mezzi di comunicazione di massa, ma anche le nuove tecnologie digitali che hanno dato vita non soltanto a nuovi modelli economici, ma anche a nuove subculture, nuovi stili di vita, nuovi modi di consumare e di relazionarsi con gli altri a distanza. Quindi questo è un po' la promessa, quella di studiare, no, le conseguenze sociali, perché questo è un corso di sociologia della comunicazione di base, che studia l'effetto che i media hanno su di noi e cosa noi facciamo con i media, sia digitali che di massa. La seconda domanda, Tiziano, dunque, questo corso di laurea è stato il primo in Italia in anni lontani, 1992, se non mi ricordo male. Tu quando ci sei arrivato e perché? Come studente? Sono arrivato nel 96 come studente perché all'epoca ancora i corsi di comunicazione in Italia erano 3 o 4 e Siena era quello che mi sembrava più interessante perché aveva un taglio, adesso non lo dico per fare della semplicissima e banale promozione, però rimane ancora un tratto distintivo di questo corso di laurea e lo era già negli anni 90 ed era uno dei pochi ad avere queste caratteristiche. Era un corso che univa un profilo, un curriculum sulla comunicazione di massa, sul giornalismo, un taglio umanistico, insomma, però diciamo, contemporaneo per quello che erano gli anni 90, perché si studiava già molto il web e la cultura popolare, cosa che non si faceva a lettere, ad esempio, con un taglio, con un'identità tecnologica abbastanza forte. Per identità tecnologica intendo una serie di corsi che hanno a che fare con non soltanto lo studio teorico degli effetti dei media sulla società, ma anche la progettazione di nuove tecnologie, il design di nuove tecnologie. Queste doppie identità, sia tecnologica che diciamo sociologica o più umanistica, era una caratteristica del corso che io ho frequentato negli anni 90, ed è una caratteristica, che è un tratto distintivo che secondo me rimane ancora
ed è ancora evidente se voi guardate i piani di studio, ad esempio nelle direzioni che potete prendere al terzo anno, quando avrete più libertà di scegliere gli esami, di andare in una direzione più tecnologica o una direzione più, diciamo, sociologica o umanistica. Io all'epoca volevo fare il giornalista, poi le cose sono cambiate, però hai ragione te, no? Il lavoro non soltanto quello del giornalismo, ma di tutte le industrie creative e culturali, perché di fatto a questo lo sbocco economico professionale di questo corso è in quelle che oggi vengono chiamate industrie culturali e creative, che non sono soltanto i giornali, ma sono dalle società di videogiochi a quelle che sviluppano app al comparto dei media digitali nel suo complesso. Mi dici una cosa, Tiziano, quando eri studente ti immaginavi giornalista? Il mondo che avevi presente nei tuoi sogni è cambiato, è peggiorato, è migliorato rispetto a quello che vedi oggi? Beh, sicuramente una delle conseguenze di aver fatto questo corso di laurea è stato un po' quello di vaccinarmi contro una, e questo lo dico immaginando che molti studenti fra i 18 e i 19 anni, quando scelgono o quando sono attratti da questo corso di laurea, no, c'è questo grande entusiasmo nel vedersi, immaginarsi giornalisti o immaginarsi a lavorare nell'industria dei media. In realtà il corso, per fortuna, mi ha anche fornito un po' di vaccino per avere un atteggiamento un pochino meno entusiasta, no? Non voglio dire un po' più critico, cioè poi ci ho lavorato lo stesso in queste industrie, ma prima di finire in università, però come dire, ho anche un po' rivalutato quel mondo, perché non è così, non è un mondo così entusiasmante dal punto di vista delle professioni. Ad esempio, per farvi un esempio, un tipico esempio che faccio sempre nel mio corso, quando parliamo di produzione dei media, per comprendere i media bisogna anche capire chi è che produce i media. E se noi guardiamo che ancora oggi, in Italia soprattutto, ma in tutto il mondo occidentale, i professionisti della comunicazione sono soprattutto uomini e sono soprattutto nelle posizioni apicali, quindi dai caporedattori in su o dai direttori in su, soprattutto uomini, questo ci dice molto del tipo di prodotto, del messaggio che viene poi prodotto. Quindi quello che noi, il mondo che viene rappresentato dai media è un mondo prodotta, una rappresentazione fatta da chi è conseguenza degli stereotipi e dei punti di vista di una specifica classe, no? di professionisti, di solito uomini, di solito molto in là con l'età, in America ad esempio molto bianchi e molto poco neri, quindi in una società che è molto diversa, no? C'è una società che viene rappresentata soprattutto da persone che sono invece molto omogenee dal punto di vista sociale. Insomma, questo, aver studiato queste cose mi ha messo un po' in guardia e mi ha permesso un po' di capire, di avere quegli strumenti, no, di decodifica del testo. Ma perché questo giornale parla in questo modo? Tu hai studiato molto la radio, no? Ora, una delle, così, delle sorprese del nostro tempo è che le radio sopravvivono. Ci dice qualcosa su questo? Perché può essere anche uno sbocco, no? Anzi, per molti miei studenti lo è diventato. Lo è, soprattutto la radio, diciamo, il comparto radio-televisivo in Italia dà lavoro a circa tra le 15 e le 18 mila persone, considerando, escludendo la RAI, che da sola è la massima industria culturale del paese, con 12 mila impiegati. La radio, incredibilmente, rispetto a quello che si temeva, oggi parlando con gli studenti sembra uno strumento un po' antidiluviano, perché i dati ci dicono che
voi, almeno non immagino, potete dirmi in chat se siete un'eccezione che conferma una regola o meno, ma la vostra fascia d'età praticamente è scomparsa dall'ascolto della radio, e se la ascoltate, scommetto che l'ascoltate soltanto quando siete in macchina con i vostri genitori o in questi giorni di confinamento a casa, sempre con i vostri genitori. Non è più uno strumento che rappresenta un elettivo per una certa fascia d'età, però incredibilmente è estremamente resiliente, non soltanto in Italia ma in tutto il mondo occidentale. È estremamente resiliente anche più dei giornali di carta e anche più della televisione, per quanto riguarda i dati di i trend di consumo e di ore di ascolto, perché è forse la cosa più vicina che c'è ai social network, nel senso di media che permette una certa interazione o dialogo più orizzontale con l'emittente. E studiare la radio è sicuramente anche un'occasione di uno di quei comparti dell'industria culturale in cui si può trovare lavoro, ma soprattutto studiarla ci permette di, come dire, attraverso il caso della radio, è interessante non di per sé, anche se non ne siamo grandi fan, anche se non l'ascoltiamo, perché ci permette di studiare, di vedere attraverso un solo caso quali sono dei pattern, no, degli schemi ricorrenti nella storia della comunicazione. Non esistono media che scompaiono perché vengono sostituiti da internet, o l'ebook non ha sostituito il libro, il podcast e il telefonino non hanno sostituito la radio. Studiare la storia dei grandi mezzi di comunicazione ci permette di studiare qual è il rapporto appunto fra media e società. Quando sentirete dire appunto che i giornali scompariranno, la televisione scomparirà perché adesso c'è Netflix, saranno tutte rappresentazioni altamente stereotipate e sconfessate dalla storia, però bisogna conoscerla questa storia. Quando tu non eri ancora nato, ma io sì, c'era la scuola di Francoforte. Herbert Marcuse, Theodor Adorno dicevano: attenti, i media creano una cultura di massa che appiattisce le coscienze. L'uomo ha una dimensione, no? Era il titolo del bestseller di Herbert Marcuse. Come la vedi oggi? Mi riferisco soprattutto alla parola chiave che hai appena detto, cioè social network o social media, che dir si voglia. Come li vedi? Beh, questa è molto in tema con un paio di corsi, che uno è il mio corso, ma un altro è quello di Davide Sparti in sociologia dei processi culturali, in cui sicuramente si parla di Marcuse e della scuola di Francoforte, e in maniera anche molto, come dire, mettiamo in prospettiva questo tipo di approccio ai media. Una delle domande che poi vi farò se seguirete il mio corso al secondo anno, a un certo punto si parlerà di apocalittici integrati, di scuola di Francoforte versus utopisti e entusiasti delle nuove tecnologie, che sono molto simili agli entusiasti delle tecnologie del passato, no? C'è anche qui uno schema ricorrente nella storia: c'erano la scuola di Francoforte, che era molto critica della radio, della televisione e della musica, dei jukebox, che avrebbero appiattito i gusti delle persone, dall'altra c'erano invece dei grandi entusiasti che scrivevano all'epoca che questi mezzi avrebbero contribuito a democratizzare, a rendere le società dell'epoca più democratiche. Con i social network o social media, in realtà vediamo, è una cosa che insegno molto ai miei studenti, insisto molto, scopriamo le stesse retoriche, gli stessi discorsi ritornare 100 anni dopo, 80 anni dopo. Ci sono i nuovi seguaci della scuola di Francoforte che sono molto critici e sostengono in maniera molto semplice che queste nuove tecnologie, che i selfie ci rendono narcisisti, che i social media dividono l'opinione pubblica, che ci inseriscono in delle bolle di filtraggio, che ci fanno vivere in posti omogenei dove non incontriamo mai un'opinione diversa dalla nostra. E ci sono quelli invece entusiasti che dall'altro lato
sostengono che i social network ci renderanno più democratiche le società, vedi quello che è successo con la primavera araba nel 2011, che è stata chiamata una Facebook Revolution, o no, di nuovo siamo di fronte a due, a quelli che, di nuovo, io insisto molto nel mio corso, sono due manifestazioni dello stesso grande errore, dello stesso grande peccato di cui non dovrebbe mai come dire, vestirsi uno studente di comunicazione, quello di essere determinista, di peccare di determinismo tecnologico, attribuire alla tecnologia la capacità di determinare nel bene e nel male, no, una maggiore democrazia in un paese o invece l'inizio di tutti i mali. Questa è una cosa su cui insistiamo molto, ad essere molto cauti. Quello che scoprirete è che esiste una terza via tra gli apocalittici e gli utopici. E che quindi poi dipende dall'uso che ne facciamo noi. Secondo te che cosa può dare il nostro corso di laurea a un ragazzo che decide di muoversi nel mondo dei social media, quindi facendo un blog suo oppure lavorandoci semplicemente come comunicatore, come giornalista, anche semplicemente come creatore di un sito web, di un negozio d'abbigliamento o di sport? Beh, una volta si mandavano in giro i curriculum, no? Oggi si fa un po' meno, nell'economia digitale, diciamo, conta di più la reputazione, e questa reputazione si costruisce, è difficile per uno studente entrare nel mondo del lavoro così da zero. E l'invito che facciamo tutti è quello di mettere in pratica, no, tutte queste conoscenze, sia teoriche che tecniche, che iniziate ad apprendere, a scoprire in un corso triennale, perché iniziate, perché 3 anni volano e sono molto pochi, con il provare, iniziare a costruirvi un curriculum, una reputazione basata su questi esperimenti. Un vostro blog o un vostro primo lavoro online, o imparare a gestire a livello editoriale o anche a livello di progetto, di design, una piattaforma web, non è semplicemente un'opportunità per mettervi alla prova, ma anche per farvi conoscere. Non è detto che quella cosa poi diventerà il vostro lavoro, ma intanto io, una cosa che ho scoperto dopo anni, a distanza di anni, è che, no, mentre sei studente fai delle cose, facevo dei video, facevo la radio, facevo cose che non avevano di per sé non ci vedevo un futuro preciso. Unendo tutti i puntini a distanza di anni, poi scoprirete che tutte quelle competenze messe insieme hanno creato un profilo professionale che fra 10 anni, 5 anni, 4 anni vi permetterà di avere un ruolo nella società, no? Adesso, come dire, è anche un po' sbagliato, secondo me, dare agli studenti l'idea che escono da questi 3 anni di scienze della comunicazione con dei profili professionali precisissimi, cioè sarete, perché questa economia cambia velocemente, e se qualche anno fa si parlava di social media manager o social media editor, oggi si parla soprattutto di data scientist. Quindi quello che offre Scienza della Comunicazione credo sia una preparazione molto interdisciplinare che prepara a entrare nel mondo dell'economia digitale. Dimmi un'altra cosa, ai tempi tuoi c'erano stage e Erasmus, già? Questa è un'altra cosa importante che caratterizza questo corso, e c'era già all'epoca. L'Erasmus è una cosa che a me, come a tutti quelli che l'hanno fatto, in qualche modo ha cambiato la vita per molte ragioni, sia umane, personali che professionali. C'era già la possibilità obbligatoria, Comunicazione Assena penso sia stata una delle prime a insistere sull'obbligo di stage e tirocini prima della laurea. Questa è una cosa che, sulla quale noi insistiamo molto, anche se la triennale, lo stage ha un periodo molto limitato ed è soltanto un assaggio. Però l'invito che facciamo è quello di trovare già, no, di sperimentarsi, cimentarsi con un campo che potrebbe essere di interesse, ma questo lo vedrete quando sarete già tra il secondo e il terzo anno. E l'Erasmus, hai detto, ti ha cambiato la vita. Si può sapere meglio perché, senza entrare in dimensioni private, naturalmente?
Beh, perché non so, adesso forse è molto più facile, almeno lo era fino a qualche mese fa, no? Andare in giro in Europa con i voli low cost. All'epoca, negli anni 90, viaggiare per l'Europa non era così facile e così poco, e così poco costoso, e quella è stata un'occasione per scoprire l'Europa, cioè. Io ero a Madrid, ma incrociavi una serie di studenti internazionali che non avevi l'occasione di incontrare nella tua università in Italia. Quindi era un modo per sicuramente diventare cittadini europei, perché tutta una serie di relazioni che ho costruito in quel periodo sono rimaste a distanza di 20 anni, perché ho fatto dei corsi che poi sono diventati cose che ho utilizzato molto nel lavoro, ci cioè hanno integrato moltissimo quello che si faceva, che non si faceva a Siena, perché altre università di comunicazione in Europa erano molto pratiche, ma poco teoriche. No? L'Italia ha una grande tradizione di preparazione teorica che ti dà una grande capacità di ragionamento e di visione, ma all'epoca esistevano pochi laboratori in Italia, quindi di sperimentazione con la comunicazione. Mi ha cambiato la vita per queste ragioni soprattutto, e poi umane, perché sono esperienze di vita che a 20 anni, se non sei mai uscito, cioè non era nemmeno, era anche diverso il modo di organizzare la propria vita all'estero quando avevi 20 anni. Adesso prenoti su Airbnb o su Booking un appartamento dove stare, fai tutto online. All'epoca arrivai con lo zaino in un ostello senza sapere dove sarei stato per i prossimi mesi. È completamente diverso il modo di viaggiare. Molti parlano di Web 2.0, no? O almeno parlavano dicendo con questa formula, un tempo si interrogava la direzione dell'ostello, nel tuo caso, dell'hotel o del residence dove andare, adesso ci fidiamo il Web 2.0 dei nostri peer, cioè degli altri utenti. Andiamo su TripAdvisor e vediamo il giudizio di quelli simili a noi, gli utenti che ci sono stati. Per molti questo è un passaggio abbastanza significativo nel modo di fruire e anche di produrre comunicazione dei media. Sei d'accordo te su questo? Sì, la rivoluzione dei peers, dei pari, è una cosa che caratterizza la seconda fase del web, della storia del web, da metà degli anni 2005-2006. Bisogna però tenere in considerazione che se 10-15 anni fa si pensava che questi pari, che saremmo stati tutti, che tramite internet e il web saremmo stati tutti, no, dei pari, avremmo avuto tutte le stesse possibilità di emergere, di scambiarci informazione, in realtà oggi abbiamo scoperto che tra i pari, tra tutti questi pari, tra questi intermediari, ci sono degli intermediari molto potenti. Quando voi comprate quando voi affittate una casa su Airbnb o utilizzate WhatsApp o vi scambiate dei file su Skype o su altre piattaforme, state utilizzando gli strumenti, no? Il design, le infrastrutture messe a disposizione da alcune grandi aziende, alcuni grandi intermediari che hanno acquistato negli anni Facebook, Google, Amazon, i proprietari di Airbnb, per dire, Spotify, Uber, hanno acquistato nel tempo grosse fette di potere che, se pensate a Facebook, siamo tutti pari dentro Facebook dove ci scambiamo una serie di informazioni, ma in realtà poi Facebook decide cosa farci vedere e cosa no tramite un algoritmo. Quindi c'è una serie di poteri che non sono così evidenti a tutti gli utenti, e oggi bisogna parlare, se un tempo le grandi istituzioni di potere erano, no, le banche o le compagnie petrolifere, oggi parliamo di Facebook e Google. Quindi oggi in questi corsi avrete anche l'occasione di studiare l'economia politica dell'economia digitale.
Credo che sia cambiato molto rispetto anche a quello che si studiava 20 anni fa. Oggi studiare un corso di comunicazione, oltre ai corsi di linguistica, di economia, di psicologia cognitiva, significa studiare un mondo della comunicazione, un'industria della comunicazione che è cambiata tantissimo in questi 20 anni. Anche negli anni 90 c'era questo grande entusiasmo per il web, oggi questo entusiasmo è molto mitigato ed è molto contestato. Ti faccio un'ultima domanda e intanto invito tutti i nostri ragazzi che ci ascoltano a fare le loro domande, anche molto pratiche e concrete. Che cos'è un CFU, per esempio, un credito formativo universitario, a farcele sulla chat. L'ultima domanda è questa per te, Tiziano. C'è un libro che ha fatto un po' di scalpore negli Stati Uniti di Shoshana Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza. Ma in sostanza la sua tesi è che quei giganti del web, appunto Google, Amazon, eccetera, controllano sempre di più la nostra vita, orientano sempre di più i nostri gusti commerciali e quindi anche le nostre scelte di consumo, i nostri stili di vita, eccetera. Un po' di quegli apocalittici di ritorno. Ecco, volevo sapere qual è la tua opinione su questo libro. E appunto come sta in relazione a quella che tu chiamavi adesso, proprio adesso, l'economia politica del web? Questo noi non ci siamo, vi posso garantire che io e Giovanni non ci siamo sentiti prima di, non ci siamo nemmeno organizzati questo dialogo. Siamo due cultori dell'improvvisazione, io dico. Però io ho letto il libro della Zuboff un po' di mesi fa in inglese, prima che uscisse la traduzione italiana, e ero molto scettico, no, della sua visione così appunto negativa, totalmente negativa, senza nessuna sfumatura. Una cosa che un corso di scienze della comunicazione penso vi insegni anche un po' con questo approccio interdisciplinare, a percepire le sfumature e a non dividervi in bianchi e neri, in guelfi e ghibellini, che a Siena sanno cosa sono. Le cose stanno, il libro della Zuboff, che vi consiglio, esiste una bella, è un bel corso propedeutico all'entrata al nostro corso di laurea, esiste una bella traduzione italiana, è un libro molto interessante nella prima fase, quando descrive i meccanismi attraverso i quali Google, ad esempio, ha messo in piedi un modello di raccolta dati, di valorizzazione dei dati. Dal 2000 in poi, sostanzialmente, Google ha cominciato a capire come trasformare i dati sui nostri comportamenti online, sulle ricerche che facciamo online, in valore economico. Ecco che cosa significa economia politica dei media digitali. Fai un esempio concreto di questo. L'esempio concreto è che se voi digitate, e questo serve anche quando andrete a lavorare, ad esempio, nel marketing digitale, conoscere gli strumenti come Google vi conosce. Io scrivo influenza oppure polmonite su Google perché mi sto ammalando e Google analizza questi dati, mi associa la mia ricerca a quella di qualcun altro che nello stesso momento ha fatto quello stesso tipo di ricerca e mette me e questa persona nella stessa scatola. Cioè queste due persone, Tiziano e Giovanni, manifestano oppure hanno ricercato ultimamente nell'ultima ora la parola scarpe da ginnastica. In quel momento c'è qualcun altro che cerca di vendermi delle scarpe da ginnastica e invece di pagare dei soldi alla televisione, cosa fa? Paga dei soldi a Google, investe in Google per raggiungere quelle persone che hanno manifestato un interesse particolare per le scarpe da ginnastica. E quindi con un investimento minore va a esporre il proprio messaggio soltanto a coloro che hanno manifestato un interesse tramite la ricerca su Google, e non a milioni di persone che forse invece non sono interessate, come avveniva con la televisione. La forza di Google sta perché ha trasformato i dati in valore, perché avendo la struttura per analizzare i dati in tempo reale, i dati di comportamento dei propri utenti sul proprio motore di ricerca, è in grado di fare una promessa all'investitore e dire: guardate che io sono capace, molto più capace della televisione, di farvi incontrare
con quelle persone che potrebbero essere interessate al vostro prodotto. Il problema è che non raccoglie soltanto i dati su come si comportiamo online, raccoglie una quantità di dati enorme che trasforma in valore, e qualcuno ha cominciato a dire: scusate, però questi dati, insomma, li produciamo noi, no? È tramite il nostro, se noi non ci fossimo, se noi non lavorassimo dentro questa piattaforma, in realtà poi non avreste questi dati, quindi di chi sono questi dati? Oppure qual è il limite etico di utilizzo di questi dati? Qui andiamo troppo lontani, però avrete sentito parlare del caso di Cambridge Analytica con Facebook qualche anno fa, se non ve lo ricordate sarà uno dei temi dei corsi. Quindi annuncialo soltanto per titolo. Esatto, questo è uno, lo scandalo di Cambridge Analytica è proprio l'esempio di come un colosso come Facebook costruisce valore sui dati personali. Quindi da un lato quel libro è interessante perché critica, mette in evidenza in maniera molto chiara come si estrae valore, un po' come le vecchie compagnie petrolifere estraevano petrolio dalla terra, le nuove industrie digitali, il nuovo capitalismo, la nuova forma di capitalismo estraggono valore, trasformano invece del petrolio grezzo in benzina e quindi in profitti, trasformano dati personali in profitti. È un po' questo l'aspetto più un po' più così superficiale di quel libro, è che pensa gli individui come degli automi. Se c'è una cosa che gli studi sulla comunicazione hanno ormai scoperto negli ultimi 50 anni, è che le masse non esistono in quanto masse, ma esistono in quanto gruppi di persone, formazioni sociali con differenti caratteristiche demografiche, sociali, culturali, che reagiscono al messaggio, all'emittente, ai tentativi di rappresentazione del mondo attraverso i media in maniera molto differente. Questa è un'altra delle cose che studieremo, vedremo, parleremo di audience, parleremo di reazioni che le audience hanno a questi messaggi. Ecco. Quindi gli spettatori non sono una tabula rasa passiva in attesa, esatto, di essere indottrinata dal... C'è però un problema di privacy, nel senso, ora si vede anche su questa famosa app Immuni che dovrebbe aiutarci in questa ripartenza, come lo vedi questo problema? I giovani, io vorrei chiedere ai ragazzi che stanno qua che idee hanno della privacy e quanto ci tengono, perché una serie di statistiche più recenti ci dicono che i giovani del mondo delle società occidentali sono molto meno preoccupati di noi della privacy, della loro privacy, dei dati che gli vengono sottratti dalle piattaforme. Anche nel caso di questa app c'è una grande preoccupazione, ma la preoccupazione paradossalmente c'è perché si tratta di un'app, tra virgolette, di Stato, cioè un'app pubblica. Il paradosso, se volete, un'altra delle cose che saranno argomento di dibattito nei nostri corsi, in particolare nelle nostre lezioni, è che noi ci siamo abituati, abbiamo dato per scontato il dare via i nostri dati, essere sottoposti a una grande forma di sorveglianza quotidiana, diciamo, o meno di controllo quotidiano da parte di Facebook, Google, tutte le app che voi utilizzate, ogni volta che accendete il telefono, no? Queste aziende sanno dove siete, addirittura ad esempio Spotify, che utilizzate moltissimo, vi suggerisce musica diversa a seconda che voi siate a Bologna o a Firenze. Anche se avete lo stesso comportamento di consumo, no? A seconda del luogo in cui vi connettete a Spotify, il suggerimento musicale cambia. E a Bologna si ascolta musica diversa che a Firenze? Perché se sei a Bologna manifesti un comportamento di consumo simile a qualche altro bolognese, diciamo, allora ti consiglio la musica ascoltata dai bolognesi, mentre se sei a Firenze ti consiglio la musica dei tuoi simili ma fiorentini, e cambia leggermente il tipo di suggerimento che ti viene dato. Tutto questo
come dire, questa infrastruttura che è stata messa in piedi da queste aziende. Qui ho aperto una lunga parentesi, Giovanni, e mi sono perso la tua domanda. No, era la privacy. I ragazzi di oggi sono meno interessati di noi. Anzi, sono anche un po' più voyeur e, come dire, senza grandi sensi del pudore a giudicare da quello che avviene su Facebook. No, abbiamo fatto una serie di esempi di quanti dati, di quanto siamo controllati in queste aziende, ma non apparentemente ogni volta che noi accettiamo i termini di servizio di queste società, no, non abbiamo problemi. Cioè, accettiamo Instagram, accettiamo Facebook, ci connettiamo attraverso Facebook continuamente e non ci rendiamo conto, non ci interessa sapere quanti dati diamo a queste società. Se però un'app di Stato, che in teoria non è detto che funzioni, possa addirittura avere dei benefici sul tracciamento dei contagi, ci chiede di scaricare, di condividere alcuni dati, questa cosa ci spaventa. Quindi non siamo spaventati dal controllo di grandi aziende private che hanno capitali e residenza negli Stati Uniti, ma siamo spaventati dal essere controllati da un'app. E questo è un altro dei temi importanti, è un paradosso particolarmente, secondo me, rilevante che mette di nuovo a tema l'economia politica dei dati, cioè questi dati di chi devono essere, privati, pubblici, individuali, l'uso pubblico dei dati può avere dei benefici per la società? Questi dati delle piattaforme devono essere condivisi con le autorità? No, perché le autorità possono essere dei regimi totalitari che possono acquisire i nostri dati, oppure sì, perché questi sono temi etici e politici. Quello che scoprirete è che la tecnologia, dall'app Immuni ai giornali, è fatta costantemente, non è qualcosa di monolitico, ma è qualcosa che è continuamente modellato da questioni politiche, etiche e sociali. Io direi che possiamo ritenerci soddisfatti, siamo molto attenti noi a non far durare le nostre lezioni più di tanto e quindi a tenere di conto l'attenzione degli studenti. Non c'è arrivata, mi sembra, nessuna domanda via chat. Vuol dire che no, ancora c'è una domanda, Giovanni, rispondi tu. Sì, oltre alla lingua inglese sarà possibile approfondirne altre. Rispondi te, Tiziano. Allora, chiaramente noi per l'inglese, diciamo, la lingua obbligatoria è quella dell'inglese e noi ci teniamo particolarmente. Diciamo che però c'è il centro linguistico di Ateneo che permette personale, opzionale, non è obbligatorio nel corso di laurea. Noi non prevediamo l'obbligo di superare anche l'idoneità di altre lingue, prevediamo soltanto di superare, che voi superiate l'idoneità di lingua inglese ad un livello abbastanza alto, perché secondo me è veramente centrale per qualsiasi futuro lavoro in questo ambito, ma avete la possibilità di approfondire altre lingue, di poterle presentare come altri CFU a vostra scelta, cioè altri crediti a vostra scelta. Avrete, come vedrete, imparerete a scoprire, c'è un percorso di studi abbastanza serrato, ma via via che crescete, che maturate all'interno dell'università, avete più possibilità di scegliere, di fare delle scelte opzionali su come un po' indirizzare il vostro percorso di studi. Diciamo che molti nostri studenti vanno in Erasmus e poi si prendono almeno una parte dei 12 crediti liberi in un esame della lingua che hanno imparato, almeno nei primi rudimenti, nel paese dove hanno fatto Erasmus, che sia spagnolo, francese, tedesco. Quindi questa possibilità c'è. Poi c'è Elena che dice: lavoro da anni in un ufficio marketing aziendale, vorrei iscrivermi come studente lavoratore, vorrei chiedervi se ritenete possibile affrontare il corso di laurea senza la frequenza. A questo rispondo io, così facciamo un po' per uno. E Tiziano: sì, assolutamente sì. Se va sul sito, ogni programma d'esame ha la sua parte per studenti non frequentanti, lavoratori o meno che siano, e quindi c'è la possibilità poi di dare l'esame orale
approfondendo il programma che trova sul sito e quindi anche senza la frequenza, che non è mai obbligatoria. Federico De Marco, buonasera. Quali libri consigliate per introdurre questa facoltà? La facoltà non esiste più intanto, bisogna dire che esistono i dipartimenti, però diciamo per aversi un'idea più chiara, che gli consiglieresti, Tiziano? Zuboff, me l'hai detto te, ma è un malloppone di 400 pagine, mi sa che non è il caso. Esatto, allora noi quando insegnavo al primo anno avevamo due gruppi di lettura che introducevano il nostro corso, ed erano uno Sherry Tarkol, La conversazione necessaria, di Einaudi, e un altro che è un saggio molto leggero sul ruolo degli smartphone sostanzialmente nella nostra vita quotidiana. Se volete ve lo scrivo qua, Sherry Tarkol, che è una psicologa che ha lavorato all'MIT e che poi è stata una pioniera degli studi sulle realtà virtuali. E un altro è Tecnologie radicali di Greenfield, sempre Einaudi, però è difficile consigliare dei libri per un corso di laurea che dentro ha storia della globalizzazione, economia, scienze cognitive, psicologia, sociologia dei processi culturali, insomma corsi che prevedono, ci vorrebbe un libro introduttivo per ognuno di questi corsi, non so, quindi tutto quello che poi, come dire, potete già guardare ai programmi che ci sono online dei nostri corsi con la bibliografia consigliata per avere un po' di indicazioni e arrivare un po' più preparati. Bene, altre domande? Ci saranno delle fasi in cui lo studente apprenderà a livello pratico all'interno radio, TV, giornali e lo stage? Lo stage, che è parola francese e non inglese, come spesso si sbaglia, è fatto apposta per questo. Molti nostri studenti vanno in redazioni di radio, vanno nei comuni a fare i bollettini, i notiziari, e quindi è lì che imparano concretamente il mestiere, fanno esperienza di redazione. Io ho un record che sono stato la prima laureanda donna a entrare nella redazione di Sky Sport, direttamente agli ordini di Canessa, e lei è stata sempre molto, molto contenta di questa esperienza. Allora, le lezioni di lingua inglese della seconda lingua che lo studente sceglie saranno tenute da docenti madrelingue? Qui risponde Tiziano, noi abbiamo Maga Magò, cioè Alison Duguid. Sì, anche qui, per quanto riguarda il corso di inglese, sicuramente, perché la professoressa Duguid è madrelingua ed è anche una linguista che vi insegnerà a analizzare il testo e i corpora linguistici legati ai discorsi, ai testi audiovisivi. Per quanto riguarda anche l'apprendimento che potete affrontare, c'è il centro linguistico di Ateneo con altri madrelingua, però diciamo, per i nostri corsi di lingua che sono soltanto incentrati sull'inglese, sì, possiamo dire che i professori sono madrelingua. Anche se è da tanti anni che sta in Italia, ma questo, diciamo, torna al suo merito. È necessario sostenere talk per iscriversi, che sono i nostri test di accesso computerizzati? Sì, anche se dobbiamo precisare che un eventuale voto negativo, si prende un'insufficienza quando non si risponde bene alla metà più uno delle domande, che sono circa 30 se non mi ricordo male, dei talk, poi cambiano di anno in anno, questo non significa che non potete iscrivervi, vi iscrivete con riserva. La riserva consiste nel seguire un nostro corso di recupero, che è una cosa molto semplice che si esaurisce tra ottobre e Natale. Allora, Gabriele Tagliuti, se ho ben capito, le introduzioni sulle magistrali verranno affrontate in futuro, se sono già state affrontate? Non ho risposto io, gli spedisco le registrazioni. Bene, io non avrei altre domande. Che dici, Alex? Sei soddisfatto? Molto soddisfatto, è stato interessante anche per me. Io sono un economista, è un piacere sentirvi parlare, spero sia stato lo stesso per gli studenti. Io naturalmente vi invito a tenere conto di chi vi ha presentato, potete scriverci, potete contattarci quando volete per qualsiasi problema, dubbio, chiarimento.
avete tutti gli strumenti. Mi posso, allora, io vi metto sulla chat il mio email, che è questo. Poi vi scrivo anche quello di Tiziano e Giovanni. E per me, diciamo che adesso noi continuiamo la nostra attività naturalmente di promozione e di informazione, quindi ci saranno delle date in cui potrete avere la possibilità di parlare con voi, sono rese note sul sito, non sono state ancora inserite ma lo saranno tra poco, per cui quando volete in queste date o attraverso un appuntamento che prendete via email, noi siamo a vostra disposizione per chiarirvi qualsiasi dubbio. Vi invito naturalmente a rivedere con attenzione i piani di studio. Abbiamo anche programmato i talk. I talk sono programmati a questo punto, vi do le date, non me le sono preparate, ma ce l'ho da qualche parte. Vedo subito se riesco a trovarle velocemente. Allora, le date sono 29 settembre, 27 ottobre, 24 novembre. Queste sono i tre talk. Naturalmente possono essere fatti anche quando uno è già iscritto, perché rappresentano comunque, come sapete, non un requisito per l'accesso, ma uno strumento che il Comitato per la Didattica può utilizzare per suggerirvi eventualmente letture o integrazioni alla vostra preparazione. Direi che io ho un'altra cosa alle 4 con il rettore e altri direttori, per cui se non ci sono, vi lascio, se volete altre domande per gli studenti, le potete fare, se no chiudiamo. Va bene, allora direi questo, direi vi aspetto, non abbiate timore di scriverci e contattarci. Arrivederci a tutti, presto. Arrivederci. Arrivederci.